25 anni il Parlamento si è accapigliato spaccando il capello in quattro e riproducendolo. Su che cosa doveva essere intesa per tortura? Noi lo prendiamo così, con altre 60 voci, su cui potrebbe essere 70, su cui potrebbe essere fatta la stessa discussione, e lo facciamo diventare parte dell'ordinamento. Questo è un testo pericoloso, perché è un testo scritto per metterlo nelle mani della maggioranza politica di turno, che non si sa quale sarà. Una legge non può essere fatta così, non può essere fatta con questo livello di indeterminazione. E allora noi abbiamo votato favorevolmente al testo come l'abbiamo licenziato dalla Camera, era un testo equilibrato, segnava un problema di fronte a una vicenda europea che, diciamo, presenta nuvolosità e cupezze particolari in questa sua fase storica. Ma sinceramente il testo così congegnato è svuotato di ogni valenza. Sì, la ringrazio. Allora c'era il deputato Sisto che voleva intervenire. Grazie Presidente. Quando da fonti così diverse, Movimento 5 Stelle, SEL, per quello che vi dirò personalmente, si muovono critiche in qualche modo simili, sia pur per le ragioni diverse che mi permetterò di segnalare, evidentemente c'è qualche cosa che non va in questo provvedimento. Cioè proprio la diversità di provenienza delle fonti e delle critiche dall'idea che indubbiamente le modifiche del Senato sono state scellerate. Non ho nessun timore a definirle come tali. Vorrei dire, Presidente, subito che c'è il massimo rispetto da parte di chi parla, ma non soltanto, per quello che c'è all'interno di questa norma, per le finalità a cui è preposta, per, come posso dire, lo spirito che l'anima, ma questa può essere un'esimente per in qualche maniera avallare una norma che non ha né testa e né coda? Perché soltanto esaminando, diceva bene prima il collega Farina, quello che abbiamo approvato in quest'Aula e quello che poi è passato al Senato, e l'emendamento in questione ripropone tutti questi passaggi, siamo passati da un aggravante ad un reato autonomo, ma c'era bisogno di scrivere un altro reato. Noi che abbiamo una frantumazione delle fattispecie incriminatrici, che andiamo correndo, scusate la banalità del termine, dietro le norme perché non riusciamo a controllarle così come sono contenute un po' dappertutto, aggiungiamo un'altra norma anziché un aggravante. Ancora, è stata eliminata l'aggettivo pubblica istigazione o pubblico incitamento, che tanto ci ha fatto discutere, su cui siamo stati d'accordo, per potersi percepire e toccare quella condotta come pubblica. Ancora, viene introdotto questo commesso in modo che derivi concreto pericolo di diffusione. Un giurista di media portata sa bene che il concreto pericolo di diffusione è un concetto inafferrabile e malleabile in modo assolutamente soggettivo. Che vuol dire concreto pericolo di diffusione? Vi prego, fatemi un esempio e io vi dimostrerò che quello è un esempio non pertinente. Ve ne farò uno io e voi direte esattamente la stessa cosa. È un concetto penalisticamente inafferrabile e inaccettabile. Ma la ciliegina, se si potesse usare questo termine per una norma penale, è l'aver eliminato quello che era stato raggiunto in quest'Aula, cioè tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata da un organo di giustizia internazionale, che era una applicazione del giudicato della sentenza, una sorta di principio di common law un po' atipico, cioè il giudice aveva la possibilità di avere dei dati oggettivi e documentali da cui partire. Io non dico come il collega Ferraresi che il giudice sarà ostacolato, dico solo che una fattispecie penale deve essere tipica, deve essere determinata. Io devo sapere qual è il caso che mi può comportare una responsabilità penale. Con questa situazione io non lo so, non lo so, e vado incontro a responsabilità penale non sapendo se o meno ci posso andare incontro. Questo modo di fare le norme penali, a forbice aperta cosiddetta, è tipica degli stati non democratici. Presidente, e io in uno stato non democratico che scrive queste norme non ci voglio stare. Personalmente voterò contro per le ragioni che ho detto.
Sì, la ringrazio. Allora, c'era il sottosegretario Migliore che voleva intervenire. Prego. Grazie, signora Presidente. Molto brevemente, pur intendendo lo spirito con il quale vengono mosse alcune osservazioni e critiche, vorrei fare solo in questo caso, perché come è stato ricordato gli emendamenti si somigliano, alcune osservazioni. Il primo riguarda anche gli interventi che mi hanno immediatamente preceduto, e cioè la supposta indeterminatezza della formulazione attuale. In realtà ciò che si prevede in questa fattispecie, così come modificata dal Senato, non sto qui a ricordare anche l'importanza di un'approvazione come quella norma che stiamo valutando, è che ci sia un principio generale che vada preferito in questo caso, che è quello dell'esplicazione del principio del libero convincimento del giudice, che facendo riferimento non a una norma indeterminata ma agli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale.